Fare i conti con l'ambiente, workshop D, la gestione dei fanghi di dragaggio, elemento strategico per lo sviluppo della portualità nazionale. Siamo con Lucia Mirti, giurista ambientale. Ecco, oggi abbiamo parlato di dragaggio. Quali sono appunto le implicazioni giuridiche, normative? Allora, oggi è stata interessantissima questa tavola rotonda fatta a più voci. L'unica parte giuridica l'ho svolta io, gli altri erano tutti dei tecnici. Siamo partiti parlando di fanghi, siamo arrivati concludendo parlando di sedimenti e di materiali. È decisivo questo passaggio, anche dell'evoluzione normativa che è intervenuta nel tempo, perché i fanghi non sono una cosa sporca, brutta, cattiva, inquinante di per sé. Sono dei materiali che possono essere utilizzati come risorsa. È emerso da questo pomeriggio così molto interessante, anche sfaccettato come contributi, come in realtà ci sia bisogno di una armonizzazione normativa che però parte da una progettualità. Non può essere l'inverso, non si può correre dietro alle norme che ci sono mettendo dei piccoli rappezzi e modificandole di mano in mano, di volta in volta. Occorre una progettualità complessiva del paese, non di Ravenna e neanche dell'Emilia Romagna, ma del paese, che porti poi a una coerenza normativa, che adesso è molto difficile da ricostruire perché comunque la normativa è molto segmentata, che vada nel senso proprio di qualificare sia gli operatori che naturalmente anche i materiali che vengono utilizzati, non soltanto come un problema con dei costi enormi, ma come una risorsa e una opportunità per il territorio nel pieno rispetto dell'ambiente. Grazie.